sì, chi sono, cosa faccio, non lo so. Faccio tante cose, anche se ho studiato per fare l'architetto, il che non significa che bisogna per forza fare l'architettura. Cioè l'architettura, secondo me, è un fatto pervasivo, riguardare anche la concezione di oggetti, il pensiero di spazi da allestire, abitativi e non, commerciali, vari. E quindi la mia attività è molto, molto varia. Ho anche poi scritto, ho fatto il giornalista, che mi è servito per capire di più cosa volevo fare, quindi diciamo che non ho un mestiere. L'opera l'ho scelta perché ha a che fare con Milano, ha a che fare con la storia di Milano, la storia architettonica del Liberty milanese, e perché era un luogo abbastanza mitico, nel senso che era la Gondrand, cioè l'azienda di trasporti, che aveva questo palazzo nel centro di Milano e dove arrivavano proprio i carri a cavalli con tutte le merci, e c'era in un grande salone questa borsa del trasporto dove si contrattavano, sì, e quindi aveva un senso proprio con la storia commerciale e culturale della città. Quindi farla diventare un palazzo della moda, per Gianfranco Ferri, che era un mio amico, è stata una sfida proprio anche tecnica e culturale che ci è piaciuta molto. Lui aveva delle idee sue, perché era architetto anche lui, e eravamo amici, compagni di scuola, e quindi quando lui ha avuto il successo che ha voluto avere una maison, voluta lì. In questo senso è una città dell'accoglienza, perché Ferrera di Legnano e non aveva la patente e veniva in treno e tornava sempre in treno, solo accompagnavamo, quindi è una bella storia anche personale. Quindi ho messo un disegno che riguarda uno spazio interno che avevo pensato insieme a Gianfranco, dove come sempre avevamo dei contrasti, lui voleva mettere molta roba, io molta meno, e quindi trovavamo quasi a volte un compromesso, a volte vinceva lui, a volte vincevo io. Io ho partecipato alla Style credo 3 anni fa, se non mi ricordo esattamente, e lì ho dato un'opera, anzi ho fatto apposta un'opera che era piccolina, che si chiamava, mi pare, 3 case, 2 muri, o 3 muri, 2 case. Mi piace partecipare a queste, diciamo, donazioni, no, di opere che vanno all'asta, perché mi piace vedere a quanto vanno, a quanto le comprano, e perché è come una specie di verifica della valutazione che gli altri, il mercato, chiamiamolo così, o comunque la città o le persone hanno su di me, quindi, e sono soddisfatto se supero qualcuno, e non lo sono se vengo superato, quindi è una cosa, da questo punto di vista, divertente, nel senso che nell'ultimo 3 anni fa mi ricordo che c'era una lotta tra l'amica che mi ha invitato anche quest'anno a regalare un disegno, e credo, non so se era suo padre, stava facendo la lotta per comprare il mio disegno, lei e suo padre, quindi se si mettevano d'accordo prima era meglio.